Care amiche ed amici, faccio un altro programma perché oggi ho delle peripezie. Infatti voglio trasmettere live, però prima stavo lontano dal wifi e quindi dei 20 minuti che ho trasmesso, in pratica ha registrato 5 minuti. E quindi adesso cerco di fare un altro live. Sono contento di poter ritornare a trasmettere perché in questi giorni sono stato molto appresso a Instagram e ogni volta che posso faccio dei video per YouTube. Quindi, come dire, adesso mi avvicino di più al wifi anche se sto fuori casa. Adesso voglio recuperare il tempo perduto in questi ultimi 3 mesi facendo dei nuovi programmi per Spreaker, perché l'emozione di trasmettere per Spreaker è indicibile, è molto bello. Mi sono spostato più vicino al wifi. Niente, cercherò di fare questo programma ispirandomi di nuovo, perché è brutto che fai una diretta e non si carica tutto il programma, perché io non ho un copione scritto. Quante e quanti di voi mi seguono sapranno che io improvviso su YouTube e improvviso anche in Spreaker. Sono disoccupato come molti di voi. Se mi vorrete aiutare, potrete per favore guardare i miei video in YouTube, votare i video che vi piacciono, mi piace, aggiungerli alla lista dei favoriti e magari iscrivervi al canale. E se potete, mi raccomando, fate clic nei banner pubblicitari, così obbligherete YouTube a pagarmi almeno un centone di dollari. Bene, detto questo, vi commento che non ho più attualizzato la mia rubrica di Spreaker commentando il TG, perché il TG a volte delude. Le notizie che si devono ascoltare, anche la forma nella quale si affrontano le notizie. Però una notizia è balzata alla mia attenzione quando ho ascoltato che Beppe Grillo è andato a Genova e l'hanno fischiato e l'hanno anche mandato a fanculo, a lui che manda a fanculo tutti gli altri. Poi ho fatto dei video sull'Ebola, anche ieri, in questi ultimi 3 mesi, per cercare di comprendere il fenomeno. E quindi quanti di voi vorranno ascoltare i miei video che ho fatto sul mondiale di calcio, sull'Ebola, sulla politica? Sono pregati di andare a vedere il mio canale Sant'Enchan, che troverete il link in questa stazione radio. Poi io non so come leggere i commenti ai miei programmi, perché non sempre entro nel computer. Adesso sto nel mio cellulare Galaxy Young 5360 della Samsung. E mi domando, qua sono le 12:13. E me lo domandavo anche prima, ma Spreaker non so se ha trasmesso solo la diretta, perché di 20 minuti passa ha trasmesso solo 5. Chissà che cosa sta facendo chi mi ascolta in questo momento. Qua sono le 12:13, in Italia devono essere le 17:13. Forse state portando i vostri figli alla palestra, o forse li state andando a riprendere, forse state uscendo dal lavoro, molto probabilmente, o forse state andando a lavorare, forse state andando a fare la spesa per fare la cena per la sera, o forse siete disoccupati come me e non farete nulla di tutto questo, magari non avete neanche i figli, forse vivete con i genitori o forse in affitto da soli. Mi ascoltate dalla macchina, dal cellulare, dal tablet, dal computer da scrittorio, dalla laptop? Avete internet in macchina?
ho ripigliato la trasmissione di Spreaker attraverso il Bluetooth con lo stereo della macchina. Come che mi state ascoltando? Da dove? Quando? Mi piacerebbe sapere della vita di chi mi ascolta. Così come io tendo a compartire dettagli della mia vita ogni volta che posso, trasmettendomi in Spreaker e anche in YouTube, perché è bello condividere con gli altri. Dicevo, molti mesi che non trasmettevo in Spreaker, adesso cerco di recuperare il tempo perso. E vi ringrazio a tutte e tutti che siete rimasti iscritti al mio canale, fedeli, che non mi avete lasciato o che avete continuato ad iscrivervi, anche quando io non trasmettevo più nulla. Vi ringrazio a tutti di essere così fedeli seguaci ed ascoltatori miei. Io adesso tratterò anche di seguirvi a tutte e tutti voi. Peccato che dall'applicazione del cellulare non posso vedere se ho dei comunicati, dei messaggi da voi. Devo entrare nel computer da scrittorio per leggere se mi avete mandato qualche risposta, e non sempre entro nel computer, nel PC, per leggere i messaggi. Quindi vi chiedo scusa se non sempre vi rispondo. E poi ho dovuto cancellare dei programmi per liberare dello spazio perché sono disoccupato e quindi non ho denaro per avere un tempo illimitato. E poi, diciamo, che dir si voglia, i miei programmi non sono di una trascendenza unica, per cui ogni tanto li cancello. E giorni fa ho cancellato 3 ore di programmazione, mi sembra che ne erano rimaste 7, che non è poco. E quindi adesso ho 3 ore libere che già le sto consumando, perché voglio arrivare adesso a registrare 30 minuti oggi. Siccome il cellulare non mi ha caricato l'ultimo episodio, mi ha caricato solo 5 minuti, non ho fatto i conti quanto mi mancava, però calcola 12 più, allora 30 meno 2 fa 28, c'ho 18 minuti. Devo registrare 18 minuti per arrivare ai 30 minuti. Ho registrato 7 e quindi mi restano più o meno 10 minuti ancora di registrare. Che siccome ho parlato molto e magari Spreaker ha registrato poco, però io sono stanco lo stesso, allora forse farò meno di 18 minuti. Mi piacerebbe sapere come vanno le cose in Italia, realmente da gente che vive in Italia, non dai TG e dai programmi della RAI. E poi sono preoccupato per questo dell'Ebola. Ebola era uno scrittore. Sono preoccupato per la possibile pandemia di Ebola. Perché entrano così tanti disperati nel nostro paese ogni giorno ed è impossibile che facciano dei controlli. In paesi come la Spagna, gli Stati Uniti, che hanno mezzi di protezione e protocolli di sicurezza più elevati dei nostri, si contaminano. In Spagna perché un'operatrice aveva le maniche del vestito di protezione troppo corte, e un'altra perché si è toccata l'occhio col guanto dopo essersi tolta l'uniforme. Poi un operatore di sanità, 2 sono morti e non li hanno isolati nel loro trasporto, quindi devono rintracciare i passeggeri di vari aerei, perché basta che un contaminato sale in un aereo, perché poi tutti si contaminino nell'aereo, in una cabina pressurizzata è facile, e poi tutti quei passeggeri vanno a abbordare altri aerei, quindi contaminano altra gente. Nei barconi di disperati che vengono in Italia viaggiano centinaia di persone, basta che ci sale un contaminato, come ho spiegato in alcuni video che ho caricato in questi ultimi 3 mesi in YouTube e vi invito a guardare, perché si contaminino tutti gli extracomunitari. Poi i nostri operatori sanitari non hanno né mascherine, né guanti,
né occhiali di protezione, men che mai tute protettive. Allora devono fare il controllo della febbre degli extracomunitari, e che fanno? Salgono nei barconi a misurargli la febbre rettale, magari con un unico termometro, così finiscono col contaminare a tutti. È veramente pazzesco. Comunque non ho parole, sono costernato. Se la sanità in Italia è quello che è, ancora di più la burocrazia, le strutture, le infrastrutture, te ti immagini cos'è cos'è, diciamo, la prevenzione di epidemie e di pandemie nel nostro paese. Una cosa pazzesca. Veramente siamo lasciati alla buona di Dio. Io non so, perdono tempo per non dover far nulla, per non dover prendere dei provvedimenti, pensando, sperando che le cose si risolvano per loro conto. Invece non è così, bisogna prevenirle, perché una volta che c'è un contagio, un'epidemia nel luogo, diventa una pandemia. L'Ebola non perdona, è una malattia molto rara, ma come si vede, quando avanza non retrocede, perché più gente entra in contatto con un malato di Ebola e più si ammalano, e c'è una mortalità che va dal 60 all'80%, soprattutto se uno già soffriva di altre malattie. E niente, i nostri politici perdono tempo. Tutti voi sapete che avete un tempo di attesa per una visita medica che a volte va ai 9 mesi per andare dal dentista, e quando ci andate non ci andate solo più per una carie, ma per tutta la bocca, perché vi viene una periodontite, una porrea. E allora dopo 7 mesi vi danno la visita dal dentista e lui vi dice: vabbè, bisogna levare adesso 2 o 3 denti, e vi dà la visita a un anno, e quando andate all'anno altre lastre, no, però bisogna fare 5 denti, e vi rimanda, cioè fate prima a prendere un martello e staccare tutti i denti da voi, puoi dire che è stata un'aggressione e prendete la polizza subito. Ma e quindi immaginate come il nostro paese potrà affrontare una epidemia o una pandemia se non riusciamo a dare protezione e asilo a tutti i disperati che vengono, e siamo soli in Europa. Rimarremo anche esposti all'Ebola senza che nessuno possa fare nulla a rispetto, o voglia fare nulla. Beh, mi piacerebbe sapere come vanno le cose nel nostro paese. Faccio questo programma perché è da molto tempo che non registravo e voglio ritornare in Spreaker. Però, ecco, io non ho mai un copione, quindi non ho un tema preciso sul quale parlare. A parte dirvi di andare a guardare i miei video di YouTube. Mi manca molto il mio quartiere Casal Palocco. Quanti di voi sono di Roma sapranno di quale quartiere sto parlando? E mi manca molto anche Roma. Quindi mi piacerebbe che la gente di Roma che mi ascolta, e la gente di Casal Palocco in modo particolare, mi possano dire come si vive adesso, che sono quasi 16 anni che non vivo più a Casal Palocco. Come si vive a Casal Palocco? Cosa succede? Perché veramente era bella Casal Palocco, le terrazze, però io non ho trovato in Spreaker nessun iscritto di Casal Palocco, e quindi penso che forse nessuno mi stia ascoltando in questo momento. Un saluto a tutte e tutti, gente della Gastrastampa, delle terrazze, dell'Istituto Buddista Samantha Badra.